Allora, visto che siamo ospiti tutti quanti dell'Arena Robinson, della quale mi pregio di essere immeritatamente il direttore anche di questi, comincio dal fondo. Secondo me Robinson, che è il supplemento culturale, che vuol dire le recensioni dei libri, gli annunci delle uscite, l'arte, la danza, lo spettacolo, il cinema, è un supplemento per me importantissimo, dove imparo ogni settimana un sacco di cose. Ecco, Robinson, che avrà da un po' di settimane ce l'ha, ma adesso lo preciseremo ancora meglio. Vorrei che il titolo fosse proprio esattamente questo: Robinson, l'isola che c'è, che non ho inventato io, c'era già, ma compariva, scompariva. Ma sai, l'abbiamo inventato facendo le arene qui nei saloni del libro. Perché questa era l'isola che c'è, e esatto. Da lì è nato quello slogan. Ecco, a me piace moltissimo, e quindi un'altra cosa che rubo: Robinson, l'isola che c'è, diventerà un supplemento di 48 pagine, quindi molto più grande di quello che adesso, e come tutti gli altri supplementi uscirà dal giornale e verrà messo in costa del giornale, messo accanto al giornale per valorizzarlo, e ci credo così tanto che lo metterò obbligatorio a un prezzo maggiorato il sabato, e costerà quindi 50 centesimi, poi resterà in edicola tutta la settimana a 50 centesimi. Io so di prendermi un rischio della Madonna, perché il sabato noi costeremo 2,50 euro, perché c'è Edì e perché ci sarà Robinson, ma credo così tanto in questa proposta informativa che facciamo che mi prendo questo rischio. Naturalmente, se poi Robinson butterà le radici e funzionerà e troverà un suo pubblico, il fatto di fare un giornale il più possibile accessibile a tutti i lettori permetterà a Robinson di avere una vita propria, come poi adesso la lettura, e di stare in edicola da solo con il prezzo che merita. Ma adesso io devo metterlo in mano a più persone possibili, quindi chiederò un sacrificio ai lettori di Repubblica il sabato, di spendere 50 centesimi in più per avere 48 pagine in supplemento e non 16 come sono adesso.